Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio realizzare con voi una ricetta molto genovese ma molto semplice che è la focaccia con la salvia. È una cosa che non faccio da tantissimo tempo e ho pensato di farla dopo veramente anni con voi, quindi la condivido sul canale. Andiamo subito a vedere come si realizza. Gli ingredienti che ci serviranno per realizzare la focaccia con la salvia sono ovviamente salvia, foglie fresche oppure salvia essiccata, 250 g di farina, un pizzico di sale, una bustina di lievito per impasti salati oppure di lievito madre e olio d'oliva. La prima cosa da fare è unire un pochino di farina alla bustina di lievito. Ovviamente sulle quantità dovete regolarvi in base a quanto volete che sia grossa la vostra focaccia. Io prima vi ho detto 200-250 grammi circa di farina, quindi di questi 250 grammi ne tolgo circa 60 grammi e la utilizzo per fare la prima lievitazione. Quando avete messo farina e lievito, dovete aggiungere dell'acqua tiepida, mi raccomando, non deve essere troppo bollente. Mescolate fino ad andare a formare un panetto che poi andrà lasciato lievitare. La consistenza deve essere né troppo liquida né troppo solida, quindi aggiungete l'acqua gradatamente e poi regolatevi a occhio. La consistenza dell'impasto deve essere più o meno così, quindi vedete che non è né troppo liquido né troppo solido, una consistenza che può ricordare uno yogurt denso, tanto per darvi un pochino l'idea. Questo dovete lasciarlo lievitare per 30 minuti e poi dopo i 30 minuti andremo a fare l'impasto. Nel frattempo potete portarvi avanti e andare a tritare le foglioline di salvia. Io utilizzo la salvia fresca, ovviamente se la utilizzate essiccata non c'è bisogno di tritarla, però intanto io vado a fare questo lavoro. Dopo i 30 minuti di lievitazione dobbiamo aggiungere altra farina, acqua, olio, sale e ovviamente la salvia. Va fatto tutto molto gradatamente, quindi vado ad aggiungere un pochino di farina. La farina la aggiungo gradatamente, non tutta insieme, quindi vado a mescolare in modo da creare poi un impasto abbastanza solido, come dicevo prima, ma non troppo liquido perché poi va lavorato comunque a mano. Quando raggiungete una consistenza più o meno come quella che vedete adesso, andate ad aggiungere l'olio d'oliva. Riguardo alla quantità dell'olio d'oliva, io sinceramente la metto a occhio. A me non piacciono le cose troppo unte, quindi ne metto poco. Però se a voi piace tanto olio, ovviamente ne metterete di più. Io ne metto proprio un filo, non vado ad esagerare, ecco, una cosa del genere. E ovviamente mescolate la vostra focaccia. Vedete che si sta già solidificando? Continuate a mescolarla un pochino, poi la lavoriamo a mano. A questo punto aggiungete la salvia. Anche qui, quando aggiungete la salvia, cercate di metterla in un momento in cui l'impasto è medio, quindi non è ancora solido e comunque non è ancora pronto per essere lavorato a mano, ma non è nemmeno troppo liquido. Quindi io la aggiungo adesso. Aggiungete tutte le vostre foglioline di salvia e andate ovviamente a mescolare il vostro impasto. Quando l'impasto raggiungerà questa consistenza, potete trasferirlo su un piano di lavoro e lavorarlo a mano. Io ho trasferito l'impasto qui sulla carta forno perché mi trovo bene a lavorare sulla carta forno e ovviamente adesso con le mani dovete impastarlo e renderlo morbido e omogeneo. Una volta raggiunto un impasto così, che comunque è abbastanza morbido, come potete vedere, dovete trasferirlo nel tegame. Io per fare la focaccia non utilizzo il mattarello, perché la vado a stendere proprio con le mani. Adesso vi faccio vedere in che modo. Rivesto il tegame con la carta forno. Io, come vi dicevo, non utilizzo olio, non utilizzo nessun tipo di cose unte perché non mi piacciono, quindi metto la carta forno esattamente così sopra al tegame senza mettere niente, perché comunque poi un pochino d'olio lo andrò a mettere sopra alla focaccia, quindi non mi piace che ci sia anche sotto, però quelli sono gusti personali e vi regolate in base a quello che vi piace di più.
Una volta che avete messo il vostro impasto al centro del tegame, con le dita dovrete andare a stenderlo. Quindi in questo modo lo andate a premere, a schiacciare e lo andate a tirare in modo da spingerlo verso i bordi. In questo modo qua. È una cosa molto semplice. Se l'impasto vi viene morbido, vedrete che è una cosa che vi riuscirà proprio con semplicità. Adesso che l'abbiamo stesa e che la focaccia è arrivata al bordo del tegame, vado a mettere sulla superficie un pochino d'olio. Io, come vi dicevo, ne utilizzo poco, quindi ne metterò poco, però quello ve lo regolate in base ai vostri gusti. Faccio così e poi lo vado a distribuire con le dita su tutta la superficie, in modo che sia uniforme e che non rimangano delle chiazze d'olio da una parte, magari di più, da una parte di meno. Quindi lo vado proprio a distribuire in modo molto uniforme. Adesso con una forchetta vado a bucherellare la superficie. Questa è una cosa che alcune persone non fanno, però io preferisco farlo perché secondo me cuoce meglio. Adesso lasciate lievitare per altri 30 minuti e poi la mettete in forno. E se volete, per accelerare un pochino il processo di lievitazione, potete coprire il tutto con della pellicola trasparente. Io lo faccio perché ho notato che quando l'impasto rimane al caldo lievita prima. Dopo 30 minuti di lievitazione dovete cuocere in forno statico a 180 gradi per circa 30-40 minuti, ma regolatevi bene in base al vostro forno, quindi controllate la cottura. Questo è il risultato finale della focaccia con la salvia. È venuta profumatissima e morbidissima, quindi a questo punto non vi resta che provare anche voi a realizzarla. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme e buon appetito!